Si diceva fosse il giorno della verità per l'amministrazione comunale di Teramo. La verità è che il sindaco Brucchi non ha più i numeri per andare avanti e il consiglio di oggi lo ha reso evidente. La maggioranza può contare solo su 15 voti dei 17 necessari. Una conta che viene fatta per il primo punto all'ordine del giorno sulla surroga dei 3 nuovi consiglieri che vanno a sostituire i 3 nuovi assessori. Subito dopo, opposizione e dissidenti hanno assicurato il numero legale per permettere solo l'approvazione dei 2 successivi atti amministrativi, la variante urbanistica per la realizzazione della casa dello studente e la rottamazione delle cartelle esattoriali. Un modo per dire: su queste decisioni ci siamo, per le prossime non contate più su di noi. Ma come si è arrivati a questa emorragia dalla maggioranza di centrodestra da parte di 6 consiglieri fedelissimi al modello Teramo di Chiodi, Gatti e di Dalmazio? Perché non siete entrati e non avete votato la surroga dei 3 nuovi consiglieri, voi della lista civica? Ma guardi, per 2 motivi. Uno è politico e uno è tecnico. Politico perché per noi la giunta è un mezzo per raggiungere gli obiettivi politici della maggioranza, per raggiungere gli obiettivi prefissati in un programma politico. Invece questi l'hanno trasformato in un fine, il quale fine deve essere solo e esclusivamente quello di mantenere gli equilibri politici e mantenere la maggioranza, ma stiamo vedendo tutti che fine sta facendo la città. Voi non vi sentite più di restare in maggioranza? Ma a queste condizioni assolutamente no, non vediamo una prospettiva, non vediamo un programma, vediamo solo, infatti questa consigliatura sarà ricordata per i numerosi rimpasti che sono stati fatti per mantenere il potere. Voi non considerate un vero male l'arrivo di un commissario allora? Ma queste condizioni perché deve essere un male? Non è che le cose cambiano molto, perché la politica nel momento in cui non lavora su un programma cosa fa? Solo un fatto amministrativo. I dissidenti chiedono a Brucchi di azzerare la nuova giunta a 9 e ricostituire una squadra diversa e più snella. Il sindaco ha già detto di no ad ulteriori rimpasti. In fondo, con questo ultimo consiglio porta a casa l'approvazione di 2 delibere importanti, il che gli dà tempo per riflettere se dimettersi o continuare.